Radio DJ. Carlo Lucarelli. Carlo Lucarelli presenta Di Giallo, il radiodramma di Radio DJ. Salve a tutti, siete su Radio DJ, questo è Di Giallo e io sono Carlo Lucarelli, assieme a Fabio B, a raccontarvi un'altra incredibile storia, e questa volta viene proprio da là, viene dalla storia, la storia d'Italia. Perché tra i personaggi più incredibili, quelli con le storie più strane e avventurose, quelle che sembrano film, ci sono proprio tantissimi italiani e molti di questi sono vissuti nel momento in cui l'Italia si faceva. Un momento di entusiasmo, di rivoluzioni, di eroismi, anche di ombre naturalmente, ma sicuramente di avventura, come furono gli anni a cavallo del Risorgimento. Questa è la storia di uno di quegli italiani, perché questa è l'avventurosa, incredibile, controversa storia di Nino Bixio. Garibaldi aveva un socio, cantava Bruno Lauzi in Garibaldi Blues. Si chiamava Nino Bixio, venne giù da Busto Arsizio e coi mille si arruolò. In realtà Gerolamo Bixio, detto Nino, non veniva da Busto Arsizio, che sta in Lombardia, in provincia di Varese. Veniva dalla Liguria, da Genova, dove nasce nel 1821. Andava bene anche Busto Arsizio, naturalmente, non c'è una città particolare in cui nascere per avere poi una vita avventurosa. Ci vogliono i tempi e il carattere giusto. Gerolamo Bixio il carattere ce l'ha, o meglio gli viene. Nasce in una famiglia di 8 figli e lui è l'ultimo, il più piccolo. È una buona famiglia, buona borghesia ricca, suo padre è il direttore della zecca di Genova, più o meno un banchiere. Ma quando ha 9 anni, Bixio perde la madre e il suo posto arriva una matrigna con cui proprio non si trova. Già essere il più piccolo di 8 figli non è facile. Sì, certo, potresti anche essere il più coccolato. Ma se tuo padre ha sposato una donna che ti trova antipatico e tu lo stesso, allora non è proprio il massimo. Il piccolo Gerolamo, per educazione e per carattere, cresce molto inquieto e molto ribelle. Abituato a combattere, insomma. E mica solo in famiglia. A scuola, per esempio, va malissimo, litiga coi professori e finisce che si fa espellere. Ora, Gerolamo Bixio non è di Busto Arsizio, dove magari si sarebbe messo a lavorare da qualche parte, ma di Genova, dove c'è il mare, e andare a lavorare può significare anche imbarcarsi su una nave. Così il giovane Gerolamo si imbarca come mozzo sul brigantino Oreste Pilade, che è un piccolo veliero a 2 alberi, e salpa, come si diceva allora, per le Americhe. E siccome in quanto mozzo è appunto un ragazzo, ed è anche piccolo, lo chiamano Nino, Nino Bixio. Sull'Oreste Pilade Nino Bixio ci resta 3 anni, poi torna, ma ha sempre problemi con la matrigna, che in casa proprio non ce lo vuole. Nino non ha un lavoro, non ha un posto in cui andare, vive dove capita tra i caruggi, le strade del centro di Genova. Ogni tanto rimedia qualcosa da casa, di nascosto. Poi all'improvviso la matrigna si ricorda di lui e lo fa chiamare. Ma mica per riconciliarsi, no? C'è il servizio di leva obbligatorio, si parte per anni, e Genova è zona di leva per la Marina. Uno dei fratelli di Nino sta per farsi prete, ma l'hanno chiamato in Marina. Però la legge dice che se si trova un altro che ci va al posto suo, surrogante si chiama, lui può restare a casa. Nino non ci sta, non ci vuole andare al posto del fratello, e allora la matrigna lo fa arrestare. Nino si fa un po' di galera, poi decide che prigioniero per prigioniero meglio starsene all'aperto in mezzo al mare, e così accetta. Lo imbarcano come marinaio su un avviso a ruote, che sarebbe un piccolo cutter, una barca a vela, che trasporta ordini da una nave all'altra, quando sono in formazione. E di nuovo Nino parte come marinaio. Nino Bixio è un tipo particolare che entra in conflitto con tutti e con tutto, in una continua guerra. Succede così anche col mare, tanto che la sua vita potrebbe essere stata inventata da uno scrittore di romanzi d'avventura, ma di quelli di una volta, in 3 volumi, e pieni di mirabolanti, come si diceva allora, colpi di scena. Finito in qualche modo il servizio militare, Nino Bixio resta nel ramo e si imbarca come capitano in seconda su un bastimento commerciale diretto in Brasile. Ma lui è Nino Bixio, con lui le cose non vanno mai lisce. Arriva a Rio de Janeiro e scopre che la nave ha cambiato proprietà ed è stata acquistata da un armatore che commercia in schiavi. Nino non ci sta a fare lo schiavista e torna a Genova e trova un altro ingaggio su una nave che commercia spezie con l'altra parte del mondo. Così va in Malesia, destinazione Sumatra. Niente da fare neanche lì. Nino e gli altri 2 suoi compagni litigano con il comandante e vengono calati su una scialuppa con a bordo una scorta di viveri e acqua e ciao, che se la cavino da soli. Non se la cavano molto bene. Arrivano in vista di un'isola, ma la corrente è troppo forte e la scialuppa si schianta sugli scogli. Allora cercano di raggiungere la riva a nuoto, ma ci sono gli squali che si sbranano uno dei 2 compagni di Nino. Sull'isola poi vengono presi prigionieri, venduti come schiavi e riscattati. Insomma, roba da Sandokan, roba da Emilio Salgari. Così Nino torna in Europa e si ferma a Parigi, da suo fratello, mezzo morto, ammalato di quelle che sempre allora si chiamavano le febbri. Ora, il mare è sicuramente fonte di avventura.
E infatti avrà una grande parte nella vita avventurosa di Nino Bixio, ma non basta. Infatti lo abbiamo detto fin dall'inizio, per fare una vita avventurosa, di quelle che raccontiamo noi, ci vuole il carattere, ma ci vogliono anche i tempi giusti, e quelli lo sono. Siamo alla metà dell'Ottocento, un'epoca di trasformazioni e anche di rivoluzioni, soprattutto per l'Italia. Proprio il cuore di quel periodo storico che noi chiamiamo Risorgimento. Di Giallo. Strane storie, sorprendenti e misteriose. A Parigi, Nino Bixio conosce Giuseppe Mazzini. È il tipo giusto, Nino. E tutte quelle idee di un'Italia libera, unita e indipendente lo prendono subito, naturalmente, col carattere che ha. Torna a Genova e partecipa a disordini e moti rivoluzionari. Poi combatte nella prima guerra d'indipendenza e segue Garibaldi fino a Roma per difendere la Repubblica Romana. Combatte come un pazzo, Nino Bixio. Si lancia all'assalto, gli ammazzano il cavallo e continua. Viene ferito e continua. Alla battaglia di Palestrina si fa notare così tanto che lo nominano capitano sul campo. Finisce in un ospedale per le ferite, dove conosce un altro protagonista del Risorgimento, Goffredo Mameli, quello dell'Inno d'Italia. Intanto ha conosciuto anche Giuseppe Garibaldi, che quando organizza la spedizione dei Mille si ricorda di questo ufficiale scatenato, capace di tutto, durissimo. Così lo chiama, gli dice di stare più calmo, gli dice come farete a comandare 10.000 uomini se non sapete comandare a voi stesso, e lo imbarca nell'impresa come suo comandante in seconda, praticamente il suo braccio destro. Il resto è storia. L'impresa dei Mille, la partenza da Quarto, le camicie rosse, lo sbarco a Marsala, la battaglia di Calatafimi, qui si fa l'Italia o si muore. I borbonici sono 3.000 e sono schierati in alto con i cannoni e la cavalleria. I garibaldini sono 1.500 e stanno in basso, peggio armati e senza cavalleria. I borbonici attaccano, ma vengono respinti dai garibaldini con un contrasto alla baionetta. I borbonici restano sorpresi dalla resistenza dei garibaldini. Hanno paura di essere tagliati fuori da Palermo da una insurrezione, così indietreggiano e si espongono ad un attacco di Garibaldi, che vince una battaglia fondamentale per conquistare la Sicilia. Ecco, a battersi a Calatafimi c'è anche Nino Bixio, naturalmente, che lo fa sempre come un pazzo, anche qui. Si fa anche ferire, rifiuta di farsi curare per entrare a Palermo con Garibaldi e la storia, o almeno la leggenda, dice che si sia estratto la pallottola da solo. Uno così, insomma. Uno di quei generali che i soldati seguono fino alla morte perché anche loro stanno in prima linea, con sprezzo del pericolo, entusiasmo e idealismo. Ma allo stesso tempo uno di quei generali che i soldati odiano, perché sanno che prima o poi li faranno ammazzare tutti. Quello del Risorgimento è uno dei momenti più alti della storia d'Italia, quello in cui l'Italia nasce, appunto, e senza di lei non ci sarebbe stato niente. L'ha raccontato benissimo Roberto Benigni a Sanremo, meglio di tanti libri di storia e sicuramente meglio di quanto potrei fare io. Ma anche il Risorgimento è una storia umana e soprattutto una storia italiana, e quindi ha luci ma anche molte ombre, come racconta Giancarlo De Cataldo nel suo romanzo I Traditori, o come racconta Mario Martone nel film Noi credevamo, per esempio. Ha anche alcune pagine oscure, e una di queste la firma proprio Nino Bixio. L'esercito di Garibaldi sta avanzando in Sicilia, i Borboni si ritirano, e in alcuni paesi la gente insorge contro quelli che prima erano stati i loro padroni. Durante la ritirata di un gruppo di soldati borbonici, che ha appena razziato il paese di Partinico in cerca di cibo, la gente si solleva contro i soldati, li fa prigionieri e li massacra ferocemente prima che arrivino i garibaldini, che trovano i corpi di 40 soldati lasciati per la strada, mutilati, pasto ai cani. A Bronte, un paese alle pendici dell'Etna, sta succedendo la stessa cosa. C'è stata un'insurrezione. La gente ha incendiato le case dei ricchi e dei nobili e ci sono già stati 16 morti. Ma dopo l'eccidio di Partinico, Garibaldi sta particolarmente attento a certe cose, e non solo per ragioni di legalità e ordine pubblico. La spedizione in Sicilia non può permettersi di diventare una rivoluzione sociale. E ci sono in ballo altri interessi, come quelli dei proprietari inglesi della zona, che non possono essere toccati, altrimenti è un guaio per tutto il Risorgimento. Così manda a Bronte Nino Bixio con un distaccamento di soldati. Bixio agisce a Bronte come di solito fa in guerra, in fretta e duramente. Occupa il paese e mette su un tribunale militare che in poche ore pronuncia 150 condanne, di cui 5 a morte. Finiscono contro il muro persone che non c'entrano quasi niente, giudicate sommariamente, per dare l'esempio. Uno era anche un malato di mente, una specie di matto del paese. Non è l'unico momento di repressione compiuto da Bixio in qualità di capo della polizia militare di Garibaldi. Poi la guerra in Sicilia riprende e Bixio se la combatte tutta, sempre avanti, sempre all'assalto, sempre ferito, fino all'incontro tra Garibaldi e il re Vittorio Emanuele II, la stretta di mano e l'Italia unita. Finite le guerre, Nino Bixio diventa parlamentare del Regno d'Italia. Ma lui, lo abbiamo detto, è un personaggio da romanzo d'avventure, da romanzo di Salgari, un incrocio tra Rambo, Indiana Jones e anche Sandokan. Partecipa ancora a tutte le altre guerre di indipendenza fino alla presa di Roma. All'assedio del porto di Civitavecchia il suo ultimatum è molto semplice e molto in stile Nino Bixio.
Gli dice: se non vi arrendete, domani mattina la gente si chiederà dov'era questa Civitavecchia. Poi le guerre finiscono, ma Bixio a star fermo non ci riesce. C'è sempre quella voglia di avventura, di andare da qualche altra parte a tentare un'altra impresa. Allora va in Inghilterra e si fa costruire una nave apposta, che chiama Maddaloni, una grande nave a vela e a vapore, una nave speciale. Con quella parte e attraversa il canale di Suez, che hanno appena aperto, e va dall'altra parte del mondo, destinazione Sumatra, come tanti anni prima, con l'obiettivo di iniziare un commercio con l'Indonesia, qualcuno dice a trasportare armi e mercenari per conto degli olandesi. Ed ecco che Bixio, da erode al risorgimento, sembra davvero un eroe da romanzo d'avventure. Sembra il capitano Kurz, Joseph Conrad, sembra tante cose. Poi, mentre è attraccato al porto di Batavia, che oggi si chiama Giacarta, incappa in un'epidemia di colera e si ammala. Parte lo stesso, ma si aggrava sempre di più. E quando capisce che ormai è arrivato alla fine, scrive una serie di lettere per i suoi cari e muore. Dove sia sepolto non si sa. A Palau Berash Basha, in Malaysia, o a Pulutuan, in Indonesia. Citiamo i nomi esotici solo per rendere quel senso di avventura che ha accompagnato la vita di Nino Bixio fino alla fine. La vita di uno di quegli italiani di allora, come Garibaldi e Nino Bixio, un po' rivoluzionari, un po' soldati, un po' marinai, un po' pirati, che tra le altre cose, nella loro vita avventurosa, fecero anche l'Italia. Radio DJ. Carlo Lucarelli. Cha-cha-cha.